E cammin facendo siamo arrivati anche al tabellone dei nazionali e siamo alla prima fase, ovvero quella parte di tabellone che interessa i nazionali della seconda parte della classifica. Siamo sempre in diretta dal CSB Red Italia Billiards di Salerno. In regia abbiamo Fabian Hartl, quindi con un Mirko Bianchi che si è praticamente eclissato. Abbiamo Tom Ruban, assistente di regia e alle soggettive, e accanto a me un ineluttabile Nicola Biondi. Sì, tra l'altro, guarda, ultima prova della stagione per Mirko Bianchi, perché sì, a San Venzano non ci sarà, quindi per lui oggi, anzi lunedì, sarà l'ultimo giorno di lavoro per questa stagione. Vabbè, faremo a meno di lui, ci proveremo. Sì, sarà una faticaccia. E allora sul biliardo abbiamo un vincente della prima parte delle selezioni che è uno dei giocatori di casa, e parliamo di Peppino Coiffeur, quindi Giuseppe Abruzzese, era il suo soprannome quando era nei professionisti, tra l'altro il soprannome che gli ha dato il buon Auro Bulbarelli quando arrivò in semifinale a una prova dei professionisti, se non sbaglio a Gallipoli, prova che vinse Lopez, mi sembra, e lui passò appunto nei professionisti. Lui che può dedicare relativamente poco tempo al biliardo, visto che appunto nella vita fa il parrucchiere. Quindi studente, sicuramente lunedì il giorno del parrucchiere. Studente di architettura invece questo ragazzo di bianco vestito, alias Andrea, il terribile Andrea Ragonesi, che è ritornato agli studi, appunto sta studiando architettura a Torino. Questo non gli impedisce di fare i giri da due rossi così d'amblè. Anzi, secondo me da quando ha ricominciato a studiare li fa ancora meglio. Sì. Lui già vincente nelle categorie di base, campione italiano di prima categoria nel 2017 al Palavela di Torino, già campione italiano ed europeo juniores, vice campione italiano della categoria dei nazionali due anni fa, tre diciamo considerando la stagione, sì, 2019-2021, alle spalle di Sandro Giachetti, tanto cucchiaio di Abruzzese, che realizza 10 punti. Non si lascia pregare Andrea, che realizza anch'egli 10 punti con questo filotto a incrociare. Partito bellino carico Andrea, bello carichino. L'uomo di 3 ha messo la sua ambuca, giro da 13, filotto da 10, ma si può partire peggio di così, Sì. Sarà dura contenere il giocatore del livello di Andrea per Abruzzese, però ci prova e risponde colpo su colpo per adesso Giuseppe Abruzzese. Sì, non che Giuseppe sia un colpitore da meno, però Andrea a palla schematica, a palla davanti schematica, ne fa tanti, gioca davvero un gran bel. La vedo dura. Mezza garuffetta per lui. E dentro anche di calcio. Ecco. Ragonesi. Terzo rosso consecutivo. Il ragazzo c'è. Sì. Ultime tre conclusioni. 13-10-6. Sì. Abbiamo sottolineato la sua scelta di andare avanti negli studi. La risposta, guarda, subito di Abruzzese, di tre sponde di calcio, realizza 4 punti. Bricolla adesso per Ragonesi. Sì, ti dicevo di laurearsi in architettura, tra l'altro è anche molto bravo, e quando prende un voto al di sotto del 27-28 si innervosisce. Diventa nervoso, sì. Bene, bravo Andrea. Con lo spirito giusto, no? Come Biondi che accettava qualsiasi cosa. Sì. Da 18 in su. Tu accettavi, se mi davano anche 22 mi dava un po' fastidio, mi sembrava troppo. Sì, tu accettavi anche i ticket. Sì. Accettavo qualsiasi cosa, bastava che scrivessero nel libretto. E ancora segno anche Abruzzese con questa bella bricolla da 6 punti. Ragazzi, si può fare anche un po' meno, Cioè, non è detto che a tutti i colpi dobbiate fare birilli, Dei benefici allo spettacolo, ma poi cioè, qualcheduno si deprime, Diciamo che la media è buona per il momento.
Vediamo qua invece che cosa cerca di confezionare il fuoriclasse torinese. Striscio di misura sullo stretto. Proprio classica soluzione della sua terra. Tita un po' larga, ma la cosa brutta è che fa il castello, un po' lunga anche. Sì. Se fosse stata lunga ma stretta avrebbe difeso. Adesso non lunghissimo. Striscio di calcio per l'abruzzese. E finalmente un giro a vuoto, diciamo. Tocca al birillo, non lo abbatte. Lascia tanta distanza tra le biglie. Dammi la diagonale un'altra volta, perché proprio in linea sembrerebbe vedere tutta la biglia aragonese. Vediamo se la sente di giocare questo giro. Direi proprio di sì. È un po' curvato verso sinistra, quindi sì, anche perché c'erano all'aria. 117 metri tra le biglie, sì. Quindi. E vediamo se punisce l'errore abruzzese con questa dritta di seconda terza. Due ci sono, non ce ne saranno più, ma probabilmente vediamo la linea della palla. Mantiene benissimo la linea questo biglietto. Sì. Una buona esecuzione, poco sottolineata questa di abruzzese, ottima qualità. Decide di andare d'uomo di tre, anche la garuffa, Infatti Andrea, la garuffa l'ha imposti per fare quattro di pelo, certo, di palla. Scappar via, certo, posti la garuffa per il fatto che lì c'è il punto, c'è marcio, il punto marcio che paghi, lo sfascio. Comunque la tua rimane abbastanza attaccata a sponda, Sì, anche l'altra, se gli dai la forza giusta. Questa è bella. E Andrea, questo pallino da 4, nonostante chiamato, fosse attaccato alla corta, se lo va a prendere. Pallino da 4 chiamato, bravo Andrea. Perché mi tocchi la cuffia, Biondi? Perché entrava dell'aria. E qui non ha controllo della battente abruzzese, cade in errore, regala 8 punti, sì. E forse con questo tiro ci sta anche che abbia regalato il 7 a Aragonesi. Aragonesi ringrazia, va a 48. Ma guarda che anche 4-3-7 va bene così. Guarda un po' che c'è. Credo ce l'abbia. Il cannibale, anche Rossano Torre a seguire le gesta del compagno di scuderia, anche Torre, se non sbaglio, è iscritto a Re d'Italia. È stato sul 4 Aragonesi, forse con qualche idea in più di difesa, ma si è portato a 52. Qui ci vuole uno stracapolavoro. E lo fa il capolavoro abruzzese, vediamo se riesce addirittura a risalire. Non arriva a difendere sfondo biglia o scatolino. Non c'è ancora lo scatolino, non di sponda biglia. Ho detto prima sponda biglia perché stavo guardando, ti dico la verità, dove puntava. Abruzzese, vediamo grande colpitore, aprirla. Giuseppe, vediamo se riesce ad aprirla. E mamma c'è. Mia, che meraviglia abruzzese, e c'è. Due conclusioni fantastiche, la vedi però anche Andrea, che è la sua prima occasione di chiudere questo set. Grande esecuzione, La
Zero realizza 4 punti di sventaglina. È buona. Non fosse altro perché anche se la vedesse c'è grande distanza tra le biglie. Poi dopo deve trovare il passaggio, Ruzzese. Non è semplice questa. Questa a scambiare. Questa non scambia. Quattro a chiudere per Agonesi. Vediamo se parte questo pallino da 4. Non se batte il giro, cioè, sì. Ci passa il giro, sì, 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 passa, sì. E lo può fare anche dopo. E lo fa. Perfetto. Chiude. Niente da dire. 8 punti per Ragonesi, fa suo il primo set. '64-'45 pubblicità per noi. All'acchito è andato Andrea Ragonesi, che ha conquistato con personalità il primo set. Set giocato a viso aperto, ma sicuramente caratterizzato da esecuzioni di qualità. Garuffa risposta all'acchito di, alla risposta sull'acchito di Ragonesi. Tre punti per Abruzzese, ma non si salva. Prima occasione del set subito ad Andrea. Che realizza 2 punti all'andata. Dopo l'impatto col pallino, la bianca ritorna però sul castello, ma sul birillo già battuto. 5 in totale per lui. Pallino però che l'aiuta a trovare difesa. Sponda biglia per Abruzzese. Si può giocare anche di leggero effetto a destra, cosa che sta facendo Abruzzese, ma invece poi non ce l'ha. Va di buono, per questo ti dicevo, perché è un angolo che se è staccata ti dà quella reazione. Sì. Se è attaccata si squarcia. Vediamo se lascia andare il braccio Ragonesi di striscione, oppure se gioca il gancetto, il ricciolo. Ricciolo. Lo gioca molto bene, sì. 4 punti. E bricolla per Abruzzese. Lui non passa di fianco al castello internamente, una bricolla regolare. E quindi è partita corta e la conseguenza è che la traiettoria sia stretta. Striscio. Si sta brandeggiando piano, quindi sì, se ne basta di forza Andrea. Qui un piccolo difetto di presa di biglia. Mi ha montato un po' sopra con la sua colpitura, ci sta di lasciare andare il braccio. Io con quella meccanica lì e con quell'età lì, una volta mi fece una battuta a Rocco Summa, ma una battuta molto interessante da al di fuori della battuta in se stessa, da percepire che se non vai per i massimi, no, qua, chiaramente non con le palle a 12 metri, ma in situazioni di questo tipo, quando hai 20 anni e titolare di una meccanica del genere, braccio caldo, aveva tirato bene, lui che sa giocare in modo splendido con le esecuzioni. Ogni tanto forse Andrea è un filino troppo conservativo. Intanto guadagna 10 punti su questo bel traversino dopo l'errore sulle 5 sponde per Abruzzese.
si riporta subito avanti anche nel secondo set. Lagonesi 19-3. E Bricolla è impostato proprio in una situazione ideale dal giusto al largo per Agonesi, questa Bricolla. Eh sì. Scivola via larga, forse un attimo lunga, anche più di un attimo. Sì, devono trovare, non ha giocato molti tiri di sponda Agonesi, quindi dovrà trovare sicuramente un po' più feeling su questo tipo di conclusioni. Qui si prende un bel rischio abruzzese, questo traversino di seconda. No, più che altro perché aveva una possibilità in meno di realizzo, cioè non ce l'aveva sulla strada naturale che era la strada di terza. Quindi doveva scarseggiare un po' di più. Vediamo quanto è passato dal birillo laterale. Sono sul 4 della Goriziana, Gianluca. Sul 4, non accanto. Non è passato sui morti. Fammela vedere a replay. Almeno l'ho vista dalla diagonale, dalla soggettiva. Ma mi è sembrato sul 4 della Goriziana. Secondo me ha fatto il massimo a questa presa di bidia. Vedi? Sì, è perché la deve prendere. Scarsa, deve scarseggiare. Da dove ha battuto. L'ha tenuta tanto, eh? Sì, una buona qualità. Aragonesi risalirà anche fin dentro ai birilli. È un'altra colpitura, un'altra marcatura di Aragonesi che fa male da 10, anche se offre subito l'opportunità ad Abruzzese di rifarsi, ma avanti di 10 in 10 Andrea in questo set. Sì, c'è un gioco abbastanza aperto, è un filino aperto, però fa parte della loro caratteristica, sono entrambi eccezionali colpitori. Due punti di Castello, vediamo l'impatto col pallino e qui vediamo se Andrea si fiderà di chiudere questa stretta, magari buttandola fuori per poi rientrare. La deve forzare comunque col colpo sotto, se non rientra mai questa palla. Infatti sta puntando molto basso Aragonesi proprio per indurire la palla avversaria, la leva addirittura di prima. Che precisione di punto palla. Non gli è rientrata. No, non gli è rientrata anche perché l'ha tenuta abbastanza bassa di forza. A parte che quando è così vicino a sponda rientra poco la palla, rientra di meno. Molto vicino. Certo. Sfaccio per Abruzzese, Festival dei Filotti, sì, come dicevamo, gioco aperto. 13 in totale per Abruzzese, che sistema anche la sua biglia molto vicina all'intersezione delle sponde. Non so se uscirà all'angolo da qui, Non credo, ti dirò. Per l'angolo lì ci vuole Lessi. E ho un cane lupo. Tra l'altro a tua discrezione. Rischioso anche l'impatto con l'eventuale pallino da 4, quindi Aragonesi gioca ad alzare la bianca, a cercare di trovare questa parificazione, e trova benissimo tra l'altro perché avvicina la sua biglia alla sponda lunga, quindi difficoltà nella replica di Abruzzese, che nel frattempo si è rimesso quasi in parità, 35-32, solo 3 i punti di vantaggio per Agonesi. Che bravo, questa non era semplice. Con la mano sul legno era tutt'altro che semplice. Tra l'altro qui vediamo, sono curioso di vedere la scelta di Andrea, perché ma penso di pelo ad andare via, penso non sforzi niente. Non si è fatto ingolosire dal 4, anche perché è piccolino, vicino alla sponda, non è un 4 più di tanto goloso. Uno striscio di calcio delicato, si può, era facile commettere l'errore in finezza, invece una buona presa di biglia per Abruzzese, che sì, errore relativo, diciamo. No, era facile prendere un pelo di palla, ecco, non certo.
molto meno di così, era molto semplice prendere. Un giocatore che dirige la partita, francese, non so se è master o prima categoria francese. Sembra master, ma sono sicuro. Si è avuto, mi diceva, un piccolo infortunio, non sta giocando, o perlomeno non sta giocando per poter, a livello agonistico, essere pronto per affrontare la gara, sì. Dopo di tre disfaccio questo, rimarrà fuori, che ha tanto effetto la gialla, guadagnerà al centro. Come mai dici con tutto quell'effetto lì? Infatti io ho commentato solo che ne aveva tanto perché guadagnava al centro, non ho detto che ce ne voleva. Evidentemente ha dei riferimenti proprio con quell'effetto. Abruzzese, è riuscito a portarla tanto. Ha trasmesso, attenzione. Buon stava lui. Per commettere il disastro abruzzese. Sallato è andato anche molto bene, perché questo pallino adesso dà scomodità a Aragonesi, che credo andrà, si dirigerà verso la bricolla, sì. Anche perché alternative? Sì, ce ne sarebbe una, ma è un sogno. Ma è che tu giochi il paso doble. Anche sì. Se riesce a bilanciarla, non bellissimo. Entusiasmo all'italiana, però è giocata così, a sapere di giocarlo così si tira. Sì, sapere che non paga, ma lo paga lo stesso, sai, lo spondeviglia. Sai, all'italiana è difficile, a meno che non ci sia un pallino che allarghi oltremodo la Castello, certo non è precisissimo abruzzese. È passato distante dal birillo, però chiaramente è una distanza che lo tutelava dal tiro che ti ci fa rimanere male, cioè prendere il birillo. E tra l'altro guarda, è molto simile la posizione dall'altra parte, sull'altro quadrato. Ma adesso ce l'ha bello, se lo rinuncia, però va a battere il pallino calibere. Da 4 e poi a battere il pallino da 4. Il pallino da 4 piccolino, dici sì. Il falso travezzino a pallino da 4. Sì. È piccolo questo pallino. Ci arrivi piano. Si può giocare anche il pallino. O rigioca il paso dopo, c'è il traversino di seconda. Di prima mi piace niente. Prima non mi piace. Allora a quel punto di seconda. Lui aveva provato anche qualcosa di calcio. L'unico pregio del traversino di seconda è che allontani le biglie. Traversino di seconda di prima, scusa, che allontani, ma lì era quello che brutta, ha tirato bello non era, certo che non è rimasto neanche male, giro volante probabilmente per Abruzzese, avvezzo a questo tipo di soluzione, giro volante giocato per la difesa, falso giro volante, no, pensavo attaccasse. E giro 4, penso per Aragonesi, l'alternativa al 3. A fare una parificazione all'altezza del 20. Lo sai, qua se gli stampa il giro. Ma te al 20 con la tua ci vai diretto o ci vai di giro? Ma puoi andarci anche di sponda, però tira, giro 4, un tiro che ti mette in partita lo batte. Ecco, guarda come richiamo, mamma mia, Aragonesi, favoloso Aragonesi, 14 punti, maiuscola questa conclusione di Aragonesi, guardate come richiama la propria biglia verso il pallino, con grande spinta, fantastico Aragonesi, tiro più bello dell'incontro. È il tiro che ti porta a un tiro partita, va giocato, via. Poi se lo giochi anche come si realizzando 14 punti e mezzo direi che decisamente va giocato. Andrea, dicelo prima, facevi 14, non stavamo a disquisire sul pallino da 3, esatto, sta studiando, gli tira il girone. Cambia. Sì, tira il girone di calcio, no,
l'angolo. Ci voleva il cane lupo, Gianluca, per no. Un altro rosso solo di Ragonesi. Ci voleva il cane lupo per prendere questa porzione di biglia. È giovane, Sosho, è giovane, alla vista buona. Tanto girone a scendere per Abruzzese, che chiaramente tenta l'ultima spiaggia. E tra l'altro, guarda, ha giocato anche molto bene, prendendosi qualche rischio chiaramente necessario. Certo. 39-59. Ragonesi in serie aperta, parziale da 24-3. Col pallino lì si potrebbe anche pensare di sforzare lo striscio forte. Castello è buono, largo è buono. Ma Ragonesi gioca il giro e rifà il piano e cavalli anche a questo giro. Quindi chiude 7 Ragonesi. Mamma mia. Straordinario, Andrea, davvero straordinario. Ultimi 3 colpi d'antologia, 2-0 per Ragonesi. Che marcia. Pubblicità. This championship is being played with the new Aramith tournament set. Featuring a unique molecular structure, it guarantees razor-sharp precision and unsurpassed longevity. Unquestionably the best pool balls in the world, this set is available in a TV and a value pack version, as well as in the new My Aramith Range of Ball and Q cases. Now you can bring and play with the best ball set everywhere you go. My Aramith, bringing new dimensions to your billiards experience. Ed eccoci rientrati per seguire il terzo set. Fino adesso, ma guarda, ti dirò, non mi sento di dare neanche particolari colpe ad Abruzzese, che fondamentalmente ha fatto quello che ha potuto fare, anzi quello che è riuscito a fare l'ha fatto anche bene. Giuseppe è che si sta trovando sotto un ragazzino che è non terribile di più. Sì. Tirato fuori il coniglio dal cilindro per più volte. Ripeto ciò che ho detto in presentazione. Sul regolare ha delle medie impressionanti. Poi, tra l'altro, è nel suo habitat naturale, perché Andrea apprezza particolarmente i biliardi veloci. Eh sì, ce ne stiamo accorgendo che sta tirando fuori. Qui entra troppo. Ce ne stiamo accorgendo perché sta giocando veramente un gran biliardo. Sì, quando lui non deve forzare tantissimo è proprio... Guarda che bello, è Andrea quarta con la bambina, con la bimba, in braccio, sì, con Arianna, guarda, con Arianna quarta, che si è presentata, ci ha detto che si chiama, eccola lì, e si chiama Arianna quarta. Ah, parla sì, già sì, a posto. Parla già benissimo, ha già le idee chiare. Nata in occasione del Mondiale a squadre 2019, eh sì. Se non vado errato, quando eravamo a Lugano, Andrea arrivò con un po' di ritardo. Ha già più di 3 anni, davvero. Sì, è arrivato è dopo. È vero, ti ricordi? Sì. Eccola lì, inquadrata, che fa pubbliche relazioni in braccio al papà. Arianna, che ha una vaghissima somiglianza con la mamma Giovanna. Ma praticamente appena, è uguale a lei. Due uomo di 3 per Abruzzese, intanto che stacca di netto il birillo rosso. E Ragonesi chiamato ad un angolo di misura. Buona la forza, un po' meno la direzione. Secondo me... Anzi, scusami, ho detto, volevo dire in un altro modo. È buona la direzione, ma non la forza. Comunque ha un modo di far sviluppare le biglie abruzzese proprio
grande, grande scioltezza di polso per Peppino Coiffeur. Rimanere nei centri probabilmente, eccolo lì, tornare indietro, perfetto Ragonesi, a sfruttare anche la possibilità di ingombro del pallino, a meno che non ci sia la finestra. Sì, ma... però una finestra per la difesa e basta. Sì. È difesa anche da ricavare, perché c'è grande distanza tra le biglie. Ai. Giustamente ha toccato di taglio contro per governare meglio, non si aspettava con la palla così vicino di riuscire a prendere quel pelo di palla. Ragonesi, a stecca alta, sfaccio, vediamo se riesce a evitare il rimpallo e a rientrare in terza. Fantastico Ragonesi, fantastico, ho fatto anche questo. E agli otto del regalo di Abruzzese si aggiungono anche questi 8 di Ragonesi. 5 punti su questa raddrizzata per Giuseppe, che qua perde un po' la bussola. Sì. Anche perché a subire quello che ha subito la Ragonesi in tanti perderebbero la bussola. Sì, perché se te li tira dentro anche dalla finestra. Sì. 32 minuti di gioco, 2-0, 24-20. Con buone probabilità di andare oltre i 30. Ecco, guarda un po', strike di Ragonesi. 2-2-8 e difesa centrale, fantastico Andrea, fantastico. Con un goccio di effetto contro a mettere a posto tutto. Impressionante. Fantastico Andrea. Adesso giustamente si può anche rompere a questo gioco ed è evidente che contro un Ragonesi così si può durare anche meno di 32 minuti. Sì. '38-20, biglia libera per il torinese. Che è successo? Hanno battuto l'Akito sempre dall'altra parte, sì. 'Tanto inquadrato nel two box Giuseppe Abruzzese. 2 punti, va fuori media Andrea. Altra caratteristica del Simonis, quello di agganciare l'Akito, anche perché il panno sulla sponda è un panno visibilmente meno peloso, tra virgolette, dell'altro, e quindi ha quel tipo di tendenza proprio di agganciare tanto. Intanto bellissima questa risposta all'errore, tra virgolette, di Ragonesi sull'Akito. Sì, gliela fa pagare subito Abruzzese. Poco fortunato, realizza solo 4 punti, per come era stata giocata meritava sicuramente miglior sorte. Vedete il particolare della biglia di Abruzzese, che è praticamente dentro l'angolo, quindi sarà un problema qui per Andrea non lasciare una replica al suo avversario. Non appoggia tutto lì, che no. Risponda biglia. Prendere il pallo. Vediamo se riesce adesso Abruzzese a innescare la serie. La tiene lì sul 2. È un'occasione che piena di rimpianti per Abruzzese. Mi è partita una steccata un po' rigida. Un po' rigida, sì.
l'ha mantenuta sulla medesima linea da dove partiva. L'uomo di tre per Andrea che va a prendersi forse questo pallino, lo prende e lo prende anche molto bene, ricavando una difesa trasversale. Non ti dico che siamo all'ultima spiaggia, ma siamo molto vicini, A scendere. Scendere qualcosa si lascia. Però se nel frattempo si fa rosso. Bravissimo Beppe. Guarda come l'ha bilanciata benissimo. Non pensavo ci fosse questo bilanciamento anche a fare il rosso, Bravo. Qui sono curioso della scelta di Agonessi. Che si potrebbe giocare anche un pallino da tre dalla grossa, Mi hai anticipato. Sì. Deve guadagnare un diamante e credo che abbia lo spazio di manovra. Che se batte al 20 di seconda battuta, poi di terza arriva basciato sul pallino. E se prende il pallino lo mette... Questa non mi è piaciuta. Anche perché se prende male pallino, questa non mi è piaciuta. Non me ne volere Andrea, ma non mi ha entusiasmato. Si poteva anche pensare di battere, come faccio la versione, ma tirare proprio addosso, addosso al 3. No, ma no, addosso al 3. Se tu dici batti alla addosso grossa, al 3, lo batti marchi. Addosso al 3. E se no, li lasci lì. La tua tocca la corte e arriva sul primo diamante. Non era messa male. Vediamo se riesce a sviluppare questa abruzzese e a incandelarla in terza. Quattro punti, 43-40. Merito di Abruzzese di averci creduto e aver guadagnato... 47, scusami, sì. La marcatura del pallino da 4. Di averci creduto, aver realizzato 10 punti sul tiro precedente, è ancora lì. Tutto è nato, pensa, da un acchito giocato non meravigliosamente, ma non male. No, anche perché poi ha fatto 14 punti di calcio, Abruzzese, ha fatto il gancio e ha fatto l'angolo da scendere. Il gancio 4 e 10 di vero. Dieci di due a scendere. Che prende rimpallo Ragonesi, vediamo dove va la gialla. Rimane di fisso. Oppure, se l'ha proprio puntata sulla piena, potrebbe giocare anche lo striscio. Anche perché il fisso... Fisso non è bello. No, diciamo pure che fa schifo. Diamogli il suo nome. Striscio. Guarda un po', speriamo ognuno gliela sporchi. 14 punti, tanta roba, bravo Abruzzese. E si mette prima lui in partita, pensa te. Ma pensa che sequenza. Vediamo se ha la forza Andrea di far ripartire una steccata delle sue. E attenzione, prendere in pallo. Attenzione, attenzione, attenzione. Mamma mia, no. Incredibile. 8 punti e se la deve guadagnare questa chiusura abruzzese. In questo caso se la merita più lui, questo sì, set sì, se la merita sì. Più lui, perché Ragonese ha fatto un paio d'errori. Vediamo se fa il filotto di seconda, il 2 c'è e 4, solo 4 per Abruzzese. Qui tra l'altro gli è la partita una steccata maiuscola. Sì. Qui gli dei del biliardo non hanno guardato. Non hanno guardato verso Abruzzese. Neanche al tiro precedente hanno guardato verso di lui. Andrea si carica. Ci lascia andare. Un proiettile. No, anche perché se la prende scalza di sotto può fare il pallino. Ma così è. Sei andato per la chiusa di Garuffa. Vabbè, una sorta di chiusura se l'è tirata. Sì, però se gli lasci andare la ti fai qualche probabilità in più. Tanto deve chiudere ancora Abruzzese.
vediamo se evita il rimpallo, lo prende ma non gli preclude niente, e giustamente vince questo set con pieno merito per essere rimasto attaccato a Ragonesi e aver sfruttato le sue occasioni, anzi qualche passaggio a vuoto di Ragonesi che non ha pagato poi l'errore. 2-1, pubblicità per noi. E siamo al quarto set. Da una biglia libera fallita da Ragonesi, fallita anche, insomma, diciamo non perfettamente realizzata da Ragonesi, è nata poi la rimonta di Abruzzese, che rimane ancora dentro il match. Davvero. Dopo quel 12 che l'aveva portata a 40, sembrava tutto in discesa, con una biglia libera successiva, sembrava tutto in discesa per Ragonesi. Adesso innesco la chat con questa affermazione. È un po' il brutto della partita ai 60. Perché se ci pensi, intanto qua Ragonesi ritorna in media tiro. Si ripresenta subito con un bel 13. Se ci pensi, Nico. Un errore poi di fatto, lascia stare poi il filotto che ha rimpallato, ma un errore di fatto su tutti i perfetti. Sì, è vero, gioco aperto, non hanno badato più di tanto a... Intanto 13 anche per Abruzzese. 13, X. Si va di 13 in 13. Non trovi che probabilmente un qualcosa di un po' più lunghino... Sì, però secondo me Andrea, ora a parte sì, è venuta questa casualità. Però, questa è stranissima, cioè, sì, però Andrea secondo me ha non solo quella inesattezza sulla biglia libera, ma ce l'ha anche su quel traversino in cui ha sforzato traversino e pallino da 4. Infatti ha pagato 14 di fisso. Infatti. Dai, già è vero. E qua ancora dallo stesso lato del tiro precedente. L'ha perso su un altro tiro, però è stata una conseguenza dopo. L'ha perso su un 2 a mo' di 3, insomma su una divisione al volo. Sì. Però è stata una conseguenza chiaramente di quel... Beh, Biondi zitto. Niente. Non ho detto niente, non dirò che io questo tiro lo odio. Guarda, lì se fosse stato comodo a tirare quando c'è dalla grossa a spostarsi lento verso l'angolo non mi dispiace, sinceramente, quando c'è dalla grossa, quindi che c'è un impatto che ti fa muovere il giusto. Sì, sì, ma nel frattempo un tiro dove puoi fare 12, ho fatto 0 nel frattempo, Io poi guardo il risultato, non vedo delle medie eccezionali su questo tiro. E ora insomma di biliardo se ne comincia a vedere tantino, Due punti non per Ragonesi che sfila lungo. Non lo trovo un tiro a vincere, ecco, diciamo così. Sono stato abbastanza politico. Assolutamente. Non ho detto che per me un tiro a perdere. Giro. No, 3-3. Ma ti dirò che a biglie viste. Sì, ma solo a biglie viste. Non è andata male. 16-15 per Abruzzese, quarto set. Una partita che sembrava indirizzata verso Torino e che Abruzzese ha ben pensato di portare tirando forte con la corda verso... ancora un po' verso, può giocare anche angolo girone, Non si incrociano, no, si incrociano, tirato le 6.
No, non l'ho tirata neanche male. Questa è bella. Questa è bella. Ottisi complimenti, ha preferito più una porzione giustamente grossa che gli desse più controllo rispetto a quello che avevo pronosticato io. Chiedo scusa agli spettatori, non ce l'ho fatta a spegnere il microfono. Garuffa. Qui un po' tenera, vediamo se questa gialla si va a nascondere dietro al birillo. Siamo al limite, ma secondo me la vede. No, la vede. Occasione d'oro per la vede anche per gestirla dalla grossa, secondo me. Ma sicuramente la gestisce dalla grossa, se la precisa meglio dalla grossa. Sì, sì. E infatti Andrea giù tutti, non ne lascia alzato neanche uno. Strike per Agonesi, 3.5 passate. Che fiondata per Andrea, 12 punti, 33-16. Caro socio, ti do la notizia che secondo me invece Trump e William vanno al decider. Sì, perché noi davvero malati abbiamo anche Sky Go e seguiamo il mondiale dello snooker. Dello snooker, sì. 15-16 in favore di, Trump. Di Trump, però avanti. Ma 15-16 William, ma 50... 50-14. Ma guarda, se ti dirò dopo questo tiro di Trump, secondo me non so se vanno, al decider. A noi dateci un biliardo anche triangolare. Se vuoi posso fare anche il doppio commento io, non ho problemi. Tanto si salva bene Abruzzese da una situazione che era davvero complicata in una difesa centrale sulle lunghe. Agonesi un po' ingolosito da quel pallino, sta valutando anche lo sponda palla per portare la bianca sul pallino da tre. Alla fine poi decide per la bricolla, che è una strada più tortuosa, un po' più regolare. Tra l'altro regolarità che gli porta in dote 2 punti. Ben giocato, assolutamente sì. Vi faremo sapere, tra l'altro sicuramente ci sarà un altro incontro valevole, penso, anzi chiediamo live, no, alla nostra dottoressa Spada come andrà il incredibile sulla serie finale dei colori. Sbaglia Williams per la finalissima. Ora si può andare il decider, ora è un dramma. E guarda un po' chi c'è dietro, Tommasino Capasso, eccolo qua. In forte odore di professionismo, Tommasino. Altino parecchio alto, di classifica, chiaramente semifinalista. È alto di classifica. Lo so, non lo chiameremo Tommasino. Capasso è 13° in virtù di un ottimo della semifinale fatta a Marina di Ragusa. Vediamo se finisce dietro a quel pallino questo giro. Sullo stretto, sì. 11 punti, non una presa ideale, però peccato. No, sbagliata la forza, Nico, se avesse abbassato. Sì, questo è vero. È vero che quella forza lì ti aiuta meglio a chiuderlo, però. Però un po' più largo l'avrebbe conservato, forse sarebbe andato in difesa. Brucia il filotto Aragonese. Ancora giù tutto per Aragonesi. Trema anche il birillo del 2 dopo l'impatto col pallino. 11 in totale, cerca di riscappare Aragonesi. Più 13, 46-33. Deve rimanere subito a ruota. Ci prova con questo angolo che sembra ben indirizzato verso il castello. 4 punti per Abruzzese. E anche ben difeso. Sei sicuro? Penso la veda, almeno. Secondo me la vede. Sì, la vede. Piena, Non da sfaccio. No, da sfaccio no. No. Te
te la dico la Toscana la vede perché no, gioca il gancio, dai. Ma vedere la frontale non è... no, gioca il gancio, dai. Non è il gancio più bello del mondo, devo aumentarlo. Ganci... Oh, questo non è entrato, eh. Attenzione. Attenzione. È partita anche corta. Partita anche corta, ma secondo me Andrea qui la doveva interpretare con un po' meno effetto. La doveva interpretare proprio come cambio video e basta. Sì, a prendere quello che veniva. Perché è andato un po' proprio nella via mezzo di forza. Ha dato la forza del poco effetto, dandogliene tanto. Sì. Questa volta la guarda e guarda Abruzzese, ritorna anche al centro con le biglie, fantastico Abruzzese, 8 punti, si mette 45-46. Che finale a vedere di quarto sta set. Partita, cosa... che finale di quarto set. Comunque tenetela questa partita qua se volete vedere come si battono le palle davanti, così Aragonesi sta giustamente sulla tolleranza del prendere palla di prima. Aragonesi, nonostante sia giovanino, sa sempre dove dorme l'anguilla. Sì. Sì, è un giovane vecchio biliardisticamente. In alcune cose, prima era partito che attaccava ogni ben di Dio, adesso fin troppo dall'altra parte, però giovane vecchio. Non sì. Lo trova, Intanto Abruzzese schianta questo striscione da 8 punti. Fantastico Giuseppe. In forma, Giuseppe. Mamma mia. Ha steccata dritta come un... Sotto sponda. Guardi, colpi in testa su questo biliardo qua, gliela scambia ancora. Però è vicina, sai che non rientra quella palla lì, Nico? Così vicina alla sponda. Quanto sarà distante? Perché se è un po' distante rientra, se no potrebbe non rientrare forte. Due ci sono, vediamo se scambia. In totale sono 5 l'impatto col pallino. Ad Abruzzese mancano 7 punti. 51-53. Gli dispiaceva la decisione di Andrea, che gli dispiaceva tirare la sventaglina perché si teneva un passaggio solo, no? Sui birilli. E... Insomma, l'altro manca ancora 7 punti, eh? Certo, con le doti di colpitura di Abruzzese. E questa fa rosso. Questa fa rosso. Vediamo se vengono 4 punti. Andata... 4 punti, 57-51. Andrea, secondo me si gioca tutto per tutto. 57 non ritiri. Secondo me gioca giro e pallino. Giro e 4. Tiri a bere. Il pallino sulla strada della bevuta. Ti torna? Sì. Salta questa biglia. Però non l'avrei giocata forte. Con la forza lì, no. L'avrei giocata più controllata. Andiamo al termine corsa. Il pallino realizza 2 punti. Tutto sommato fa 6 e addirittura difende 57 pari. Forse la vede, sai, Nico? Ma la vede, guarda la frontale se la vede. Domani no, la vede. No, bisogna guardarla. Poi c'è lì. Il pallino sulla bricola, deve andare al volo. Deve andare al volo, tra l'altro gli mancano un pallino, 4 di castello. Va a finire al dramma questa, eh? Siamo già al dramma. Lo vuoi meglio di come dramma? Ci tira Abruzzese, tutto per tutto. Vediamo se prende il pallino da... No! Oddio! Passa pallino da 3, pallino da 4, vicinissimo Abruzzese. E non chiude. Però chiusura tutt'altro che scontata per Agonese adesso. Biglia attaccata alla sponda lunga.
qua Gianluca qui giochi in giro, gioca lo sfaccio. Tu puoi stare sul pallino da tre, secondo me, dalla grossa che altro. Che il giro c'ha il punto vuoto. Il giro c'ha il punto vuoto, non può fare pallino da 4. Secondo me tira. No, o tiro a striscio, pallino da 3, pallino da 4. 4, bravo. Il giro c'ha il punto vuoto. Vediamo se fa il pallino da 3. Addirittura, addirittura. Mamma mia, che dramma. Ma io stretto non l'avrei neanche detto. Io pensavo al punto vuoto tra pallino e castello. Ma pensavo che la sbrasse larga. Ma sai, larga no. Forse sai che il più bello era quello che hai detto tu. C'era lo striscio, c'era pallino da 4, pallino da 3. Oppure c'è il castello per chiudere. Tanto vediamo se riesce a chiudere invece abruzzese. Lui mancano ancora 3 punti e chiude col pallino da 3. Porta la partita alla bella. Mamma mia, partita al dramma, davvero. Intanto al dramma anche al Crucible, perché si va al decider tra Trump e Higgins. 33esimo frame al Crucible, pubblicità. This championship is being played with the new Aramith tournament set. Featuring a unique molecular structure, it guarantees razor-sharp precision and unsurpassed longevity. Unquestionably the best pool balls in the world, this set is available in a TV and a value pack version, as well as in the new My Aramith Range of Ball and Cue cases. Now you can bring and play with the best ball set everywhere you go. My Aramith, bringing new dimensions to your billiards experience. I giocatori hanno chiesto una pausa, in pausa audio con gli highlights andiamo anche noi.
Allora, tra l'altro ci hanno appena comunicato che la prossima partita, partita conclusiva di questa giornata per quanto riguarda le telecronache di Billiard Channel, sarà tra Thomas Giovanni Primon e Riccardo Valloni. Sempre partita, non so se è una partita del primo turno o di quella, una di quelle che va per la giornata di domani. Va per la, va per la giornata di domani. È un po' di dramma, eh? Eh sì. Qualche errorino Andrea ce l'ha. Certo, abruzzese ha avuto il pieno merito di essere lì pronto, eh? Insomma. Diciamo che è più merito di abruzzese che di merito di Andrea, perché dopo aver fatto tutta quella roba lì... Sì, di solito si vince a fare quella roba lì. No, di solito non si patisce nemmeno. Quella roba lì non è che si vince. Poi, no, patire puoi patire, però insomma di solito si vince, dai. E qui azzarda credo uno striscio di misura abruzzese da come l'aveva puntata, e non è il miglior modo per aprire le danze con Aragonesi, rimanere. Vediamo se è rimasto lucido Andrea. Sì. Io Aragonesi in apertura gli farei tirare tutto tranne che uno sfaccio mano sul panno, sì. Pallino da tre di calcio per abruzzese che guarda un po', gira dietro. E pallino da tre di sfaccio invece per Aragonesi. A mettersi proprio al 10-12 con la battente. Ma sai, non è facile calcolare dove si va. Di sicuro deve portare la gialla, la bianca quasi in... Se non la pensa come noi, gioca all'angolo di prima a girare, da no, come si era impostato. Forse perché non ha la pol... Non dici, basta, no? Tu la veda piena, eh? Sì, con un po' d'effetto. Un po' d'effetto e salti sopra. No, non la pensa come... Fammi dare dalla fronte. Ah, giocato di tre di giro strettissimo. Ecco, però se non la metti lì... Ma non mi è piaciuto. Ora, ti affidi anche a, alla stella cinese, ma... No, Andre, qui no. O non aveva la porzione. Sì, ma la porzione basta proprio vederla piena. Mi sembrava la vedesse piena. Perché non che abruzzese sulla lascia vista gliene faccia pochi. E qui ha lo stesso staccato una steccata, insomma. Cioè di peggissimo. Se vede lo scatolino qui gli può far male. Sì. Questo può essere già il tiro partito. Deve stare attento perché questo biliardo qua ha la tendenza a buttare un po' dentro. Non vorrei che entrasse troppo. Bravo Gianluca. Sì. L'hai vista prima? Vabbè, la tendenza del biliardo. Lo vedi? Deve aumentare la forza per quel pallino lì. Ti schiaccia un po' più la sponda. Ma di angolo sembrerebbe. Ma sì, è bello perché sul largo può fare il pallino da tre. Questo mi piace. No, no, ci arriva? Altro che altro che lì sono proprio d'accordo. Invece ti si deve proprio avvitare larga per fare il disastro. Sì. E tutto da lì in poi tutto è buono. Tra l'altro ha solo la sponda lunga qui, non credo che abbia la corte di riferimento la lunga per accostare, no, forse anche la frontale della corte. Se ce l'ha di mezzo effetto è anche un po' di più di mezzo qua. Ma qua secondo me forse ha spazio, può andarci anche di due, e allungare la bianca in fondo. Anche. Infatti credo che sia quello. Tu leggi questo spazio qua, Ma io intendo questa corta non è, vediamo. Insomma, non è che lasci granché, non credo lasci giro. Però lascia lo striscio. Striscio arrivo 3.
è da fare, ma insomma. Dove si mette? Al 10 della corta di là, più o meno. Te lunga, no, ancora un po' di più. Gianluca dovrebbe correre un po' di più. Ah, no, vede giro addirittura. Addirittura è vista troppa. Pensa te. Addirittura non ha vista troppa. Buona comunque, manca il realizzo, ma è buona come esecuzione. Viva di Garuffa, Andrea. Sì, per il 4 più che altro. Ma anche per la massima entrata per fare il 3. Attenzione, vediamo la corsa della bianca, è lunga. Adesso si è un po' anche inumidito il biliardo, le lunghe rispondono. Rimasto molto regolare. Ecco, una cosa che ho apprezzato di questi panni, che è vero cambiano, ma poi tendono a regolarizzarsi, si fermano, cioè più o meno... Indeciso tra, scusami, tra lo striscio e il giro abruzzese. Potrebbe anche pensare, no, tira striscio. Lo striscio perché lo deve tenere a bada, Gianluca. Lo striscio ti garantisce di più di tenere a bada la colpitura. Oh, questa è una bella forza. Questa è una bella forza, perfetta, davvero. Perfetta questa forza, bravissimo, bravissimo Giuseppe. Qui cosa stai? Diminuisci, stai sul massimo ingresso, sul pelo davanti. Sì, stai sulle tre. Così? No. Sì, ma diminuisci però. Non ha diminuito, è lunga. Ti par diminuita? Abbastanza lunga. Chiedo. Sì. L'ho presa in corso e quindi non avevo valutato la forza. Perché, anche perché sullo stretto sponda palla non ce l'aveva. Qui è un arbi a doppio taglio lo sponda palla, perché poi dopo ci va lui in buca e se non lo fa il pallino lo può perdere lui lo sponda palla. Questo sponda palla non mi entusiasma. È andata bene che l'ha sbagliato di tanto. Alternativa? L'alternativa la vocale, compri la vocale. Però ho capito, ti torna. Oddio, che sì, sì. Sì, sai, c'è sempre da stare attenti con gli spondebiglia lì, perché è goloso il pallino in arrivo, ma se lo però sbagli... Però poi dopo se lo sbagli lo lascia al tuo avversario. Ma se lo marca fa un affare, così un po' meno. Sai che se lo marcava poteva... Poteva ritornare alzare e ritornare indietro. Il disfaccio a pallino da 3, questo è difficile con queste biglie a questa distanza. Si possono indurire tutte oppure però saltare. Ha tantissima palla buona con quella diagonale lì, anche sullo scarso gioca. Se andiamo a dargli un po' più forte, però tutto sommato l'allontana. L'importante è non prenderla grossa, perché ti rimangono tutte e due dal lato sinistro del tavolo in questo caso. Agonesi, cioè, nel cuore questo girone, 8 punti. Stavo ragionando che William non è giovanissimo, che classe è? Williams sembra sia una classe 73, se non vado errato. Quindi è giovanissimo. Sì. Ma così, Stiamo seguendo con pathos anche il decider dello snooker, tra semifinale, tra... Attenzione, un flug, mamma mia. Con al commento, chi è che abbiamo al commento? Non l'ho sentito, ma credo che siano entrambi, sia Campagna che Cavalli. Cavalli che tra l'altro salutiamo, ho sentito recentemente al telefono. E intanto capolavoro di Ragonesi, vediamo se riesce. Sa la milanese, sì.
però non difende Andrea e può battere sfaccio abruzzese. Penso l'abbia giocato subito, ma sì, subito l'ha giocato, è partito un filo troppo effetto. Tanto rimaniamo sul match, scorrono i risultati degli altri tavoli, proprio con i nazionali che sono entrati in pista. Ragonesi, vediamo se si guadagna un altro strike. Non si guadagna un altro strike. Fa la barba al filotto di terza passata. Sconosco un po' Andrea. Questo filotto se lo mangerebbe. Sì. La replica possibile per Abruzzese, di colpo in testa, subito sul filotto, vediamo se riesce a scambiare dal rimpallo, scambio che c'è ma non difende, raddrizzata ancora. Però per 10 Ragonesi. Punti ed accorcia una distanza dal suo avversario, come si deve ritrovare dalla sua parte filotto. Buona. E ancora le ali del castello per Ragonesi. Questo sicuramente con un po' meno rammarico del sì, precedente, no, questo duro, che questo era sicuramente di una difficoltà superiore. Sponde palla di parabola per Abruzzese, peccato 8 punti, peccato però. Per lui che tocca la lunga con la battente. 8 punti chiaramente era un'eventualità del tiro, era molto più semplice toccare la lunga della corta. Addizzata da guadagnare per Agonesi. Sì, ma la possibilità è puntata leggermente stretta, quindi ha anche la possibilità di scarseggiare leggermente a sinistra, quindi ha un po' più di palla disponibile, non così tanto. 4 punti... il termine corsa, forse lascia una bella occasione invitante ad Abruzzese di uno scatolino allargato, una mezza garuffa. Deve stare attento di non fare l'errore che ha fatto prima Andrea, di entrare troppo proprio in virtù della forza aumentata. Invece è lui entra perfettamente, vediamo se ha la forza per arrivare dietro al pallino Abruzzese. Arriva dietro, non lo pallino. Fa, ma è una bellissima esecuzione. 6 punti per Peppino. 37-40. Mamma mia, che partita è venuta fuori! Che caratterino, Peppino qua fuori. Sì. Questa è dura, di parabola. Ci va di 2. No, ci va subito. Di 2 non era dura, di 2 era bionica. Vediamo dove termine corsa. Si è lasciato nel miglior posto in cui si poteva lasciare, poi come stavano terminando le biglie. Dici non c'è più lo striscio di passaggio ad andare a pallina. Lo striscio di passaggio lo devi un po' costruire, cioè lo devi fare di un mezzo colpo. Oppure ci potrebbe essere la raddrizzata a tornare indietro. No, devi giocare lo striscio di passaggio, però lo devi lavorare un po' di più. Di sicuro ci sarebbe stato impanciato se avesse guardato la corta. Sì, così, a spostarti. Così lo devi un po'... No, ma perché ci vedo il rimpallo abbastanza vicino? No, 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 non c'è il rimpallo. Se la vedi, se la spingi un po', c'è. Però si doveva assicurare di farlo largo, non stretto. Quello è il fatto. Che la devi lavorare per allargarla. Sì. Però, d'altro canto, ti aiuta perché la devi scalzeggiare e quindi la tua la può portare più verso il lungo. Sembra come era da guadagnare, non so. 39-40. Avanti di un punto Ragonesi, respirone, sospirone per il torinese. Attenzione. Andrea nei momenti determinanti ha fatto rimpallo sempre.
Attenzione, e si lascia di traversino, eh? Chi non gli ha proprio, gli ha partita troppo sotto, troppo sotto, si è... Per un abituato alle sue medie, un errore abbastanza grave. Di una passata per il pallino da 4. 4 e 4-8 per l'abruzzese, che non difende ma lascia il pallino dritto, le mette tutte in linea. E qui è obbligato a sforzare la bianca dietro al pallino, Andrea. Penso non ci siano grosse alternative. Vedi altro? No. Scarsa. Pallino realizzato. E pallino probabilmente anche per abruzzese. Pallino da 3. A farlo sollevare leggermente probabilmente. Non è brutto, non è brutto. Quindi va davanti, sta la cinese. Siamo 40-50, 43 se non vado errato. 50 abruzzesi, 43 aragonesi. Cioè. 8-3-11. Non c'è mica la stecca, però. Mamma mia, che disco si è preso aragonesi. Scivola lungo. Buon per aragonesi che questo pallino è dentro la buca, quindi è un difficile bersaglio. Ma è proprio in una posizione in cui ci va da giro e pallino 4 con la distanza giusta anche dell'avversario. C'è la diagonale su questo tiro. Sì, qui ci va da sola al 4 con la palla. No, non l'ha tagliata. Allora rimane che sfaccio, no? No, forse rimane ancora secondo dentro. Me Beppe non l'ha tagliata per precisare meglio il castello. Però... Garuffa per aragonesi. Sullo stretto difende, bricolla. Strator. Scusami, non l'ho detto nell'interfono. Attenzione, stretta e corta per abruzzese. Stretta e corta per abruzzese. Non so se gli ha parabolato subito, perché la battuta è partita molto stretta. Aragonesi per portarsi in chiusura. Due ci sono. 6 punti, attenzione al rimpallo. Non c'è il rimpallo. Vediamo se c'è la difesa. Pare leggermente corta. Ma leggermente corta. '50-49. Guardando se vede una sorta di passaggio. Ma è brutta questa. Perché poi dopo se non la vedi, anche se la vedi, per il passaggio. Che passaggio fai? Anda. Aiuto. Ma vediamo se torna dentro. E come fa a tornare dentro? Non mica è andato tanto lontano da ritornare dentro al centro. Ma mi sembra già parecchio chiusa la traiettoria che ha fatto. Passando così vicino al castello mi sembrava stranissimo tornasse dentro. Aragonesi è per 12. Deve fare il strike. Che non sono pochi qua. Vediamo se riesce a farla rientrare con la forza. Due punti però rimane dentro, bravissimo Aragonesi.
Mamma mia, che finale, ragazzi. Che finale 50-51 per Agonessi. Garuffa. Qui è pericolosa. Per Abruzzese, brutta da salvare questa. No, da rimanere di filo 8. Vediamo se gli è tornata un po' dentro. Manca 9 Aragonesi, eh? Sì. Se non l'avete disfaccio può fare 6 anche 3, 9. Oddio. L'angolo 6, il 3 da dove? No, non è troppo bassa, ci arriva dall'8-9. No, che dall'8-9, da lì arriverai dal 2, quell'angolo lì, è fin troppo il 2. Sì, il 2-3, così. Ce l'ha. La traiettoria dell'angolo più o meno è questa, da lì. Sono stato anche forse un filino generoso sul largo. A questo punto, se avesse visto lo sfascio, l'avrebbe già tirato. Sì, se non lo vede. Lascialo pure, strato. Però torniamo un attimino sulla frontale. No, stavo guardando le 6, ma le 6 non arriva. No, gioca. Gioca la candela. Gioca il pallino. Spillo. Meno. Però così glielo lascio a lui. Proprio sperato di. Non gli volevo far battere 10, però 10 li può fare di sponda quadra. Oddio, che dura. No, non ha fatto il pallino da 4. Gianluca l'ha presa grossa, ma gli è mancato allora un goccio d'effetto. Gianluca, è mancato un goccio d'effetto, che era quella che spostava la tua verso pallino e apriva l'altra nei birilli, sì. O un grammo più scarso. La mia diagonale per vedere se siamo lineati. Pallino da 3. Buono. Abruzzese manca 3 birilli. È obbligato all'angolo. Anche perché gli dai un'angolazione da lì dove ci potrebbero essere i 3 birilli. Sì, poi celestiale fare 6 birilli, ha giocato bene anche se fai 6. Certo che sì. Che tira? L'angolo di colpo, no. Andare avanti. A parte più alta l'abbiamo. La gialla. Sì, perché l'angolo a scendere lo tireresti proprio senza effetto. Ma io tirerei l'angolo a scendere, no? Te lo tireresti di colpo? Ci sono tutte e due, mi piacciono in tutti e due i modi, non è poco, così tanto complicata. Ha giocato il cappello di prete, questo non mi piace. Questo no, perché. No, questo non ti dà garanzia. No. Vediamo la termine corsa della bianca. Match point serve. Per Ragonesi. 2 punti, quindi 54 pari? 54 pari. Ragonesi per la chiusura. 2 ci sono, deve soffrire un'altra passata Aragonesi e soffrirà perché sono 4 in totale. Sorriso amaro per Andrea che è scappato un mamma mia. 2 o 3 ne sono scappati, mamma mia. E gli sta point. Per 6 anche Abruzzese. Vediamo se tira di una passata. Pallino da 4 c'è e non c'è il birillo. Incredibile, incredibile. Che dramma questa. Che dramma questa partita. 58 pari. È venuta giù dritta, si era drizzata subito, anche perché non è che abbia tirato pianissimo.
come si procura deve fare questi due punti che sono sì. Cioè essere un macigno, un disfaccio, cioè disfaccio sì. Di striscione, no disfaccio. No, il pallino nella buca. No, mamma mia. È lì, questa è dura, eh. Questa è dura da ingoiare. Mamma mia, che finale. Che finale, ragazzi, 58 pari, chiusura così rocambolesca. E sentiamo, vediamo se i due giocatori avranno voglia di scambiare due chiacchiere con Nicola su questa partita. Voi intanto godetevi gli highlights. Ecco Nicola, vai con Andrea Aragonesi, il vincitore di questo incontro. Eccomi qua sul campo di gara con il vincitore di questo incontro. Andrea, un incontro incredibile. Sei partito benissimo, un 2-0 in pochissimo tempo, eri quadratissimo. Poi cos'è successo? La biglia in mano, bella. Due, il mondo si è ribaltato. No, poi lui ha giocato bene, cioè nel senso... Secondo me, poi io anche ho continuato a giocare bene, ho fatto qualche errore in rifinitura che lasciavo occasioni così dal nulla, magari potevo rifinire meglio, però i tiri li facevo, poi ho fatto un po' i minimi verso la fine, però lui comunque ha alzato il livello di gioco, dopo la biglia in mano ha cominciato a non sbagliare più davvero, quindi... Comunque alla fine qualcheduno doveva vincere, peccato perché c'è stato un po' un finale rocambolesco, però insomma dai, diciamo un buon auspicio e forse la fortuna che ti è mancata in tutta la stagione, forse chissà che non sia arrivata davvero all'ultima prova. No vabbè, di per sé durante la stagione ho giocato un po' a fasi alterne, non è questione di fortuna, ci sta. Adesso sto giocando abbastanza bene anche nel periodo complessivamente, di prima le vedo abbastanza bene, poi... Comunque ci sono anche gli avversari che le fanno, giocano bene, quindi abbiamo detto per come avevi giocato nei primi 2-3 set, di solito si vince, bisogna poi avere un avversario sotto. Sì, però Andrea, una biglia a mano dove hai fatto due, hai coperto, non è che proprio hai rimpallato, hai fatto... Gancio la sua in buca, 4, poi sotto, 10... Non perché sei abituato a fare 10. Vabbè, certo, però si poteva fare, comunque dai, Andre. Speriamo per il proseguo. Sì, in bocca al lupo per il proseguo della tua manifestazione, a tu la linea Gianluca per la chiusura. Eh sì, analisi che ci sta tutta. È una partita che la X andava bene, intanto Nicola dice ad Andrea di quel traversino e mi sento di... un po' le orecchie gliele tirerei anch'io. Insomma, è stata una bella partita che ci ha regalato tante emozioni, che avevamo detto sarebbe finita dopo poco più di 30 minuti e invece Peppino ha avuto la forza di portarla fino alla bella all'ultimo tiro. Complimenti davvero anche a lui. Noi ci rivediamo tra poco per l'ultima partita della giornata che vedrà contrapposti Thomas Giovanni Primon a Riccardo Valloni. A tra poco.